Ho bisogno di fare una chiamata, ho bisogno di avere un consiglio. A volte anche quelle cose che possono sembrare, ma è una domanda stupida, il pediatra non gliela faccio, non vado al consultorio per questo, però rimane quel tarlo in testa in cui ti dà l'ansia, sono preoccupata, non so come fare, oppure magari è venerdì. Venerdì, fine settimana è lungo. Perfetto, si manda un messaggio, si prova a fare una chiamata, oppure si chiede, ho bisogno di una mano, c'è qualcuno? Qualcuno c'è. Offrire consulenza, suggerimenti ed assistenza alle neomamme attraverso un semplice messaggio di WhatsApp. È l'iniziativa promossa ad Arezzo dall'associazione Latte di Mamma, composta da mamme volontarie e formate, lanciata in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento. Siamo ormai nell'era dei social perché le mamme purtroppo tendenzialmente sono anche tanto sole e tendono a cercare su internet. Fortunatamente noi abbiamo i nostri social e ci trovano, però abbiamo detto come fare per agganciarle meglio. Ci serviva il numero di telefono e ci serviva un telefono fisicamente. A donare lo smartphone l'azienda Retina Sintra. Per Sintra è stata una cosa molto importante poter contribuire ad aiutare questa associazione in modo tale che possa essere maggiormente vicino a neogenitori e a neomamme, soprattutto in un momento che è particolarmente importante, è un momento di cambiamento, è un momento che implica la necessità di vicinanza da parte di molteplici figure. Il numero WhatsApp da contattare sarà il 379 22 500 67. Verrà attivato dal 1° ottobre il pulsante WhatsApp da Facebook, troverete cartelloni al consultorio, al rooming in, penso che li attaccheremo dovunque possiamo, dove ci sono i nostri visi e tutti i contatti, compreso il numero di telefono. In occasione della Settimana Mondiale per l'Allattamento, l'associazione Latte di Mamma ha anche organizzato un incontro in programma sabato 5 ottobre alle 16 al Parco del Pionta che ruota attorno al tema Stop alle disuguaglianze. E siamo agganciate a un'altra associazione che si chiama ACB Social Inclusion, che si occupa anche di famiglie straniere, che si occupa di famiglie straniere, che sono quelle che poi si ritrovano ancora più indietro. Sarà un pomeriggio piacevole dove avere però un po' di informazioni. Ci sarà il dottor Poggini come pediatra referente dell'UNICEF e come rappresentante di Nati per la Musica. Ci sarà la biblioteca di Arezzo con Nati per Leggere. Ci saremo noi con tutte le informazioni di cui avete bisogno. Creeremo un specie di baby pit stop, quindi ci sarà possibilità di allattare, di sedersi, di cambiare il bambino e un po' di attività divertenti per i bambini. Avremo con noi la dottoressa Leila Raggioli, che è una psicologa che si occupa di famiglie per far fare delle attività ai bambini, appunto riguardante un po' le emozioni e quello che è il mondo che li riguarda. E ci sarà anche la misericordia per dare informazioni riguardo alla sicurezza per i bambini, perché poi ci sono vari step, la disostruzione, insomma, è bene avere tante informazioni su quello a cui si può accedere.